sud, e quindi i meravigliosi agricoltori abruzzesi e molisani, che sono veramente grandi agricoltori, lo so, per figliolanza, ecco. E quindi i cittadini come consumatori. Quindi il nostro problema è alleare i piccoli produttori, soprattutto agricoli e agroalimentari, con noi stessi nella funzione di consumatore. Io dicevo l'altro giorno a Rione Avasto, ecco, i produttori devono diventare cittadini, nel senso riorganizzarsi politicamente, sindacalmente, come volete, insomma io intendo proprio politicamente nel senso di potenza civile istituzionale, insomma. E il consumatore deve diventare cittadino consapevole, che col suo ruolo di consumatore può orientare, può riprendere una sovranità sulla filiera economica, sull'economia, sui mercati, che è il punto fondamentale. Con la globalizzazione e la grande distribuzione è saltato, diciamo, quel minimo di sovranità che il produttore, il consumatore aveva esattamente sulla ricchezza prodotta e sul prodotto da consumare. Quindi noi nasciamo per necessità, vogliamo dire anche su questo, per legittima difesa, ma qui stiamo parlando di passaggi storici, cioè noi abbiamo bisogno di un partito che rappresenta i piccoli produttori, le partite IVA del sud, del Abruzzo, del Molise, di Montenero, di Guglionese, di Termoli, e di Oruri, e di Palata, Mafalda, quello che volete voi, e che animi, ripeto, i consumatori come consumatori attivi e organizzati, per cui noi nasciamo per appoggiare, le costruiamo insieme, le reti di vendita anche alternativa, quindi i gruppi di acquisto organizzati, fenomeni, diciamo, organizzati di compra sud, di prodotti sud. Aggiungo, la riunione che abbiamo fatto l'altra sera a Vasto è stato con una di queste reti che si chiama WPS, che esattamente fa questo lavoro. Quindi si prendono i prodotti dai piccoli agricoltori pagandolo un po' di più e produttori. Con la piattaforma logistica si fa da smistamento direttamente ai consumatori, che sono gli stessi consumatori che hanno organizzato questa piattaforma. Che tra l'altro non comprano con ricariche del 200-300%. Esatto. L'idea, quindi vanno a risparmiare. In Sicilia dei consorzi etici di produttori e consumatori, esatto. Quelli di Cepro, con del nostro amico ingegnere Passarello, che è uno dei nostri peraltro, degli amici e promotori del Partito del Sud. Quindi, da questo punto di vista, per esempio, quando mi riguarda, riprendo un po' il lavoro interrotto 25 anni fa, insomma, ecco, rioccuparmi anche della mia storia, del mio papà, dei miei zii, insomma. Ecco. E quindi devo dire che questo viaggio ci stiamo trovando, caro Franca, molto agio, quindi è diventato perfino una impegnativo, operoso, ma anche dolcissimo. Tu sei tornato a casa e devo dirti che io mi sono sentito a casa, per la verità. Mi fa piacere, ma ne ero sicuro. Allora, questo è un punto fondamentale. Poi adesso dico un'altra cosa, ovviamente scoperta l'acqua, un'altra filiera, si dice, poi i dati contraddicono, insomma, quel po' di turismo, no? Che non sia quello metropolitano o marino, adesso, a parte che qui il litorale abruzzese e molisano è bellissimo, se uno guarda la spiaggia, diciamo, quella ieri di Tivoli era bellissima, quella di Termoli è stata una spiaggia frequentatissima, certo, negli ultimi anni sono aumentati anche i servizi, diciamo, quelli di ristorazione, quelli di gioco, di riposo, di sport. Tra l'altro spiagge molto servite anche dalle strade, quindi non c'è difficoltà di accesso, sì, sono accessibilissime. I costi medi sono anche tenuti non troppo alti, qui bisogna stare molto accorti, diciamo, a bilanciare prezzi e bene che si offrono i servizi, però anche qua, cioè, non è che, diciamo, come dappertutto in Italia, non si può pensare di vivere per inerzia, da parassiti, da saprofiti, no? Solo sul mare, tanto c'è il mare, c'è, ce l'ha dato Dio, il sole ce l'ha dato Dio, d'estate fa caldo, uno si spoglia e nuota. Ecco, noi dobbiamo pensare, diciamo, a mettere insieme, si dice così, ma anche per non sparare stupidaggini, cioè, l'insieme dei turismi di qualità, perché altri non ne abbiamo qui, quindi che sono i viaggi all'interno, i viaggi dell'identità, l'offerta culturale, non necessariamente solo d'estate o solo nelle feste di Natale, Capodanno, la Settimana Santa, riti che qui per fortuna resistenti. Quindi da questo punto di vista noi come Partito del Sud siamo tra i massimi promotori
dei turismi di qualità, dei circuiti proprio organizzati, maniacalmente non i circuiti solo scritti nei foglietti o nelle slide, no, i circuiti organizzati con i privati e quindi col comune, quindi con i promotori, quindi con i giovani e quindi in particolare, poiché la cosa in cui possiamo essere competitivi è far fare esperienze esistenziali nel territorio, far vivere nel territorio, far vivere nei paesi, far vivere sulla montagna, fare vivere sulle colline, far condividere le proprie case, vorrei turismo relazionale, si dice in termini scientifici, insomma, secondo anche l'elaborazione del grande professor Leonardo Urbani, a cui rendo omaggio, che è un antico amico che ci dà una mano, un aspetto di questo è il patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Nella nostra squadra del Partito del Sud ci sono gli uomini che hanno promosso l'attuazione della convenzione dell'UNESCO sul patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Che cosa si intende? Si intendono i canti, i balli, i dialetti, i prodotti tipici in senso di processi produttivi, le ricette come beni culturali, i luoghi della memoria. Da quelli le battaglie dei Sanniti contro i Romani, i nostri antenati molisani, le forche caudine, vi ricordate, insomma un po' di mazzate gliel'abbiamo dato, alla epica del brigantaggio, oggi abbiamo scoperto che il brigantaggio era guerra civile, quindi io penso che noi faremo grandi circuito per dare omaggio ai nostri antenati che non erano banditi, ce n'erano una minoranza, erano eroi che sono stati anche massacrati, ecco. Quindi noi aggiungeremo a questi circuiti, circuiti di identità, quelli massacrati in questo 150ennio di storia oscurata. Ecco qui, ovviamente, cito il libro di Pino Aprile e Terroni, che è una piccola Bibbia della nostra comunità politica. Caro Franco, qui su queste montagne del Gran Sasso, della Maiella, del Matese, è stato un centro della storia del cosiddetto brigantaggio, della guerra civile, mi sa che... Per la sopravvivenza, che era una cosa un po' diversa dai briganti che andavano a rubare. Poi i banditi ci sono dovunque, però fare passare un fenomeno solo per banditismo non ha senso. Io penso che come Partito del Sud, anzi, noi cureremo un progetto speciale identitario proprio di percorsi storici, mi segui? A parte Ponte Landolfo, Casal, insomma le cose dove, le zone dove sono diventate mitiche e negativo per le stragi negli anni 60 dell'Ottocento. Anche Sulmona sentivo dire ieri sera, sta facendo una revisione storica di tutto ciò che è stata questa falsa unità d'Italia basata sul brigantaggio. Ci stanno lavorando, sì. Sulmona è una grande città di quelle medie storiche straordinarie, insomma, la storia millenaria, insomma, lì presto faremo un grande sezione o circolo, come volete chiamarle, del grande Partito del Sud e del neomeridionalismo democratico, organizzato, progressista, serie, non i sudismi, le cose così ridicole, insomma. Quindi turismi di qualità, il turismo relazionale, i circuiti identitari. Io penso che il progetto che noi abbiamo fatto anche in Sicilia come tecnici, qui parlo con il dottore Tambuzzo sul registro dell'eredità immateriale, lo useremo anche in Abruzzo e in Molise, in sede istituzionale, ma in sede anche professionale, perché noi siamo anche un movimento di professionisti, di creatori, di lavoratori. Il Partito del Sud è anche una comunità economica nel senso nobilissimo del termine, ecco. Andiamo alle cose quelle grosse, pesanti. Se noi adesso facciamo un ragionamento invece sul sistema aeroportuale, no? Dell'Adriatico, abruzzese, molisano, ma anche di come per dirti, caro Franco, io sono molisano, vivo felicemente in Sicilia, a Palermo, una moglie, una figlia meravigliosa, amici strepitosi come voi, abbiamo cofondato questo Partito del Sud, lottiamo, io sono felice di essere anche siciliano, è una delle mie grandi, però mi piacerebbe arrivare qui. E poterci arrivare agevolmente. E non metterci la nottata in nave, portarti la macchina che costa, Napoli, diventa una tragedia. Adesso dico santo Dio, un grande porto sull'aeroporto, mi sa, adesso non lo dico così perché adesso questo no, poi lo approfondiremo, insomma abbiamo tutte ma non schede, è che sarebbe male. Ve lo dico questo come utente, adesso non so se dare un servizio alle popolazioni, appunto. Avverto che per unire anche i vari sud, ecco, quindi la questione infrastrutturale. Quindi vale per il Molise
come per l'Abruzzo, per la Puglia, tema da anni, da decenni non arrivano più grandi investimenti infrastrutturali. I 50 miliardi del periodo 2007-2013 del fondo per il sud, circa 50 miliardi, ecco, di questi 50 miliardi sono passati vari anni di questo ciclo, però non è arrivato un euro, manco a Montenero di Bisaccia, manco a Termoli, manco a Campobasso, manco a Vasto, manco a Sulmone, è chiaro il concetto? Quindi questa è una battaglia, ecco, ho citato, potevo citare il sistema portuale, qui voglio dire è determinante il rapporto con i Balcani da questa parte, come noi abbiamo in Sicilia, di rimpettare immediata Tunisia, Algeria e quant'altro, Libia pure, ma qui abbiamo tutto il sistema balcanico che in parte si sta integrando nell'Unione Europea e quindi mi pare che la questione portuale è determinante, ma ci vogliono i soldi, ci vogliono programmi pluriennali e non i soldi che vengono annunciati e poi scompaiono. Quindi questo è un tema unitario. L'altro è questo, e chiudo qui. Vedete, questi territori sono bellissimi, anche visti come microcomunità. La Basilicata è una regione delicatissima, oppure da altrove la Valle d'Aosta, il Molise. Ma venendo alle otto regioni del sud, Sicilia, Calabria, Puglia, Lucania, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna. Ciascuna di queste regioni, pensiamo al piccolo Molise, da solo non contano niente. Questa è la cosa che voglio dire. Cosa fa da sola la regione Molise nella globalizzazione, dentro l'Italia, dentro l'Unione Europea? Non conta niente, ci dobbiamo dire la verità. Quanti abitanti fa? Sui 330.000 sono davvero pochi. Insomma, una provincia di Trapani, sì. Se lo dico con rispetto, che io amo ognuno di questi paesi come una madre. Quindi non ha nessun potere contrattuale. No, per quantità, quindi nel Molise vengo a dire come nuovo segretario, umilissimo e spero combattivo del Partito del Sud, quello sempre fondato da Antonio Ciano, ispirato da Pino Aprile, per non confondere con i sudisti scemi o truffaldini, è importante riconquistare una concezione unitaria di tutto il sud, delle otto regioni, dei 21 milioni di abitanti, compresi 7.000 grandi lavoratori di Montenero di Bisaccia. Tu hai visto quanto ci vogliamo bene incontrandoci. Non siamo stati un attimo fermi, ci salutano dovunque. Abbiamo lasciato così bei ricordi e lasceremo, oggi pomeriggio incontreremo i ragazzi di Montenero, creeremo speranza, anzi approfitto, finisco sulla cosa generale, poi torno un secondo qui per finire. Quindi bisogna fare la macro regione del sud, quindi uno Stato federale del Mezzogiorno come base per costruire una grande repubblica federalista unitaria, ecco. Dal Molise si capisce di più e quindi bisogna molto seminare sul futuro. Sul futuro significa che noi oggi incontreremo i ragazzi, sono i figli dei miei amici che mi hanno scritto per email, li incontreremo qui alle 18.30 oggi che è 5 dicembre nella sala del Consiglio Comunale, credo. Sì, presso la consigliera. La discussione sarà aperta dai giovani a partire da Lorenzo Di Stefano che è stato uno dei primi, figlio del mio amico. Carissimo, gestiranno loro il dibattito, noi interloquiremo come senior con i nostri doveri e cominceremo a lanciare questa idea di costruire una grande scuola di formazione neomeridionalista a Montenero di Bisaccia. Penso che, ecco, per onore anche di questi ragazzi che, con i quali concluderemo questo dolcissimo tour Abruzzo-Molisano, sebbene domani abbiamo alcuni passaggi nella bellissima, fresca Campobasso con alcuni amici a cui chiediamo di darci una mano. Ecco, come vedi, Franco, quindi, tanti motivi del neomeridionalismo possono avere questa versione forte a Montenero di Bisaccia, qui sto parlando davanti alla chiesa Santa Maria di Bisaccia, che è la nostra chiesa dolce, oltre alla chiesa madre,